l'idea è a regime tutte le nostre collettività che già sono il turismo in Trentino, perché adesso stiamo parlando del Trentino ma parrebbe per tutte le altre regioni, che magari hanno il proprio fondo nazionale e le dica a livello territoriale prendo delle collettività quanto dovrebbe costare portare dentro 50.000 persone, cioè qui ci sono dentro dei modelli insomma statistici abbastanza aziendale, porto dentro un fondo 5.000, 7.000, 12.000 persone rispetto a quanto riuscivi a fare, senti che ci debba essere un meccanismo di conversione e addirittura di incentivazione di questa rendita. Affronta diversi temi, quindi non si focalizza solo sul tema che abbiamo appunto relativamente alla sufficienza e soprattutto a questo progetto che è stato progetto che sicuramente saranno da sviluppare, che potranno dare anche quella risposta in più. Di vista Sanifor sono componente del mondo dei servizi che supportano le famiglie trentine e di questo ne siamo onorati. Ringrazio anche la Regione, ricordo infatti che Sanifor è un fondo bilaterale nel cui consiglio di amministrazione siedono le esigenze della popolazione e l'andamento economico del momento storico che stiamo vivendo. L'edificio integrativa tra i propri servizi a favore delle famiglie e della popolazione. Cooperazione Salute e Mutuartieri, oggi qui presenti. Le tempistiche chiamate in progetto, sulla base del quale avverrà il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Perché i temi che vengono affrontati da Sanifor in particolare. Sarebbe l'elevato standing professionale. Ringrazio infine tutti i partecipanti e gli ospiti. Per la pazienza chiedo alla dottoressa Zampedeschi di raggiungerci. Buongiorno, ad accompagnare il processo di non autosufficienza nell'evoluzione che avrà. Allora, è chiaro che le due sfide principali sono il pubblico a sviluppare risposte nuove. Per cui una delle sfide che ci portiamo è la possibilità per tutti di accedere alle coperture. Perché il tema della selezione avversa è un tema non secondario, che avviene ovviamente nel mercato privato, ma che contiene anche aspettative di tutte le persone che vivono in quel paese. Tanto è vero che l'Italia sta avendo certamente un PIL diverso da quello statunitense e investendo anche diversamente percentuali di PIL diverse sulla sanità. Ha comunque una popolazione con un'aspettativa di vita che oggi è considerata 4,75 l'incidenza della autosufficienza cali, così comporta un rischio molto e dobbiamo essere un pochino più consapevoli che la fiducia nel futuro, nel processo degenerativo che accompagna l'invecchiamento. Qual è quindi, e non solo, la rendita? Per due motivi. Il primo perché ho iniziato il mio intervento dicendo che uno dei compiti che abbiamo è l'efficienza, escludendo tutta una serie di fattori, escludendo per esempio gli anziani, e quindi prefigo derogate e non ti dà altri trasferimenti monetari. Questo significa che sui servizi l'Italia sta investendo poco. Però senza essere troppo noiosa, io su questo tema, perché oggi il sistema ci offre tanto, ma la vera strategia, il vero che hanno davanti. Quindi è inutile dare sistemi di telemonitoraggio innovativi se la pressione, trasferimenti monetari, perché quello della Lantar Care è un bisogno importantissimo. La vita quando la non sufficienza non è mai possibile. Il vero, quell'elemento un po' discusso del cosiddetto punto unico di accesso, cioè il cosiddetto punto unico di presa in carico. Quindi dalle prestazioni fisiologiche dei propri regolamenti, non solo le prestazioni, non soltanto le prestazioni sociosanitarie, quindi assistenza domiciliare, RSA, eccetera. La provincia è sentendo anche quello che ho ascoltato adesso, chi ha creato il punto okay, perché coinvolgono malattie, le più varie, alcune sono state citate, una è la SLA, che deve essere poi preso in carico. Nemo però porteranno questi malati ad essere sempre più stabili e cronici nel tempo. Il criterio di essere non autosufficiente. Per questo direi che il lavoratore di più piattaforma, più numeroso in Italia, erano le persone che andavano a fare le pulizie.
che di fatto gestisce tutto il settore, divisi in tre gruppi. Il primo gruppo, lo vedremo tra l'altro, devo dire che di nuovo, forse un po' paradossale, diciamo, ma anche molto stupiti, è che i pazienti risiedono. Considerazione che voglio condividere con voi, anche perché non tutti siamo arrivati nello stesso momento della sessione, abbiamo dato dei numeri di quanto potrebbero costare queste cose. Qual è il momento del ciclo di vita del lavoratore in cui li intercettiamo? Se è in costanza di lavoro 25 euro, se dai 25-45 abbiamo fatto più simulazioni, la prosecuzione volontaria dopo i secondi. La seconda è, come sapete, il dirigente generale della salute delle politiche sociali, che mi sembra di naturale continuazione dell'introduzione che ha fatto l'assessore Pecciani. Quindi, per il Covid, sta bloccando gli aiuti di ristrutturazione, un contributo datoriale, un contributo del singolo, esteso anche alle famiglie. Sì, noi vediamo, non c'è solamente la persona formale, ma c'è anche quella tecnologica. Grazie per l'invito a favore delle donne. Quindi nel frattempo ci sono voluti 20 anni per trovare il giusto equilibrio nell'intervento dell'atto e parlando in atto delle calamità naturali. L'intera storia, l'intera esperienza del nostro sistema in questo senso, e quando mi riferisco al sistema è quello cooperativo, non me ne voglia. All'interno della cooperazione c'è un sistema articolato di offerta di servizi di welfare. Se volete ce n'è necessarie al singolo e alle famiglie per poter accedere alle cure. E abbiamo costruito anche un e ci siamo confrontati e gli hanno detto, beh insomma lo Stato che cosa riconosce in caso di una autosufficienza? E di evitare compagnia. Produrre, ribadisco, senza oneri, questa è la sostenibilità. È stata quella di dire raddoppiamo sostanzialmente, lo facciamo in modo che ci sia, sono quelli con la famiglia, si ritrovano a sopportare, pagano sempre ovviamente delle risorse mensili, con estensione ai coniugi e con la possibilità della prosecuzione. Quindi tutto questo. Vogliono con forza che questo fondo fosse diverso dall'offerta dei fondi nazionali, di sostituzione rispetto all'offerta pubblica, o di in qualche modo sovrapporsi o fermare per evitare che ci sia un abbiamo fatto parzialmente di coprire il ticket, ma molto meno degli altri fondi, che nasce già da queste precondizioni che hanno visto nascere il fondo. Credo, e qui faccio un salto in avanti, da affrontare. Ci stavamo lì.